Un saluto a tutte le amiche a casa. Rieccoci qui, sempre con una nuova puntata del Mondo in un Click. Esatto, e più che un mondo in un click, quest'oggi andremo veramente a curiosare le migliori notizie sul web, cercando di scoprire i segreti, ecco, vite esatto. Private di, appunto, delle star, i VIP. Esatto, delle star. Allora, le star ci hanno abituato a tantissime, ecco, stranezze, ecco, ad essere abbastanza stravaganti, se si può definire così. Uno di questi sicuramente è Robbie Williams, che dopo, ecco, aver detto più e più volte di aver spento il proprio televisore semplicemente con la forza del pensiero, questa volta, ecco, la fa grossa. Compra una casa con 22 bagni, pensate. Infatti ha deciso di fare le cose molto in grande. La popstar inglese ha comprato una mega villa a Beverly Hills, negli Stati Uniti d'America, con ogni comfort, e pensate, ben, appunto, 22 bagni a fronte di 10 camere da letto. Io sinceramente non riesco davvero a capire la motivazione, però la proprietà si estende per oltre 2000 metri quadri e include una piscina, un campo da tennis, una palestra e una gigantesca dépendance per un investimento da 32 milioni di dollari. Beh, pensate che sia troppo? Niente affatto. Infatti l'ex Take That è riuscito persino ad ottenere un bellissimo sconto. Ecco, io devo dire, insomma, una piccolissima dimora, un'umile dimora. Certo, un piccolo sconto, se contiamo che il prezzo di partenza, appunto, della proprietà era di 38 milioni di dollari, quindi questo sconto grandissimo, vabbè. Ma Robbie Williams, appunto, è riuscito a risparmiare qualcosina. Appunto, resta il dubbio su cosa debba farsene comunque di questi 22 bagni, chissà. Comunque, se da una parte Robbie Williams, appunto, sciocca in un certo senso il web con questa notizia, dall'altra parte, in Puglia, qui da noi, il caro Albano Carrisi cerca di imitarlo, appunto. Monopoli, infatti, canta appeso ai tralicci del palco. Questo, appunto, ci dovrebbe essere un... ci sono le foto, ecco, esattamente, di Albano. Cioè, pensate un po', questa persona ha 72 anni, ecco, ecco, e non sentirle, ovviamente. Scala le strutture del palco per mettersi a cantare dall'alto davanti a migliaia di spettatori. Devo dire, un frontman, praticamente, Albano. Assolutamente, come si dice, sarà stata l'aria di casa, appunto, visto che Monopoli non è molto lontana da Cellino, esatto, San Marco. Esatto. Sarà, appunto, perché è successo durante la festa, appunto, della Madonna della Madia, appunto, per la quale sono stati fatti 3 giorni di festa, ecco, conclusi proprio con il concerto di Albano. Fatto sta che il cantante non si è fatto molti problemi a improvvisarsi scalatore di tralicci per poter, appunto, sovrastare il pubblico di Monopoli, appunto, che era lì in tensione, appunto, guardandolo cantare dai tralicci. E tra le stranezze, ovviamente, delle star, non solo nostrane ma anche internazionali, noi ovviamente auguriamo un buon proseguimento di giornata e un saluto a tutte le amiche. Questa era Un Mondo in un Click. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, ecco. Splende un grande sole su di me. Destra e sinistra.